una persona non avvezza ai videogiochi riuscire a vedere la differenza fra 30, 60 e 144 fps? Lo vedremo tra poco, ma prima di andare al vivo del video vi ricordo che c'è lo sponsor e dura 45 secondi e se volete potete skipparlo. Ma io vi consiglio di non farlo. CDKey Deals è il sito dal quale acquistare le chiavi per i vostri videogiochi e i vostri software. Grazie alla loro promozione Back to School potrete avere fino al 30% su una marea di software utili a tutti gli studenti. Basterà cercare il prodotto da voi desiderato nella barra di ricerca, selezionare tra i prodotti che usciranno appunto dalla ricerca e inserire il fantastico codice sconto G30 per un ulteriore 30% di sconto su un prezzo già molto conveniente. Continuare poi col vostro ordine, scegliere il metodo di pagamento da voi preferito, rendervi conto di come nel vostro user center sia già presente la chiave del software da voi acquistato. Basterà dopo copiare la chiave del vostro software, scrivere attivazione nella barra di ricerca di Windows e incollarla nella casella corrispondente. CDKey Deals, che storia! Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi siamo con un altro esperimento molto particolare. Ho invitato la mia fidanzata, che chiameremo signorina G, ti possiamo chiamare così in questo video, giusto? Sì. Lei cercherà di capire la differenza fra 30, 60 e 144 frame al secondo. Come si svolgerà il tutto? Lei non è assolutamente avvezza ai videogiochi, quindi diciamo... conosce relativamente la differenza tra un'immagine più fluida e un'immagine meno fluida. Le darò 5 tentativi e vedremo poi quante volte riuscirà ad indovinare il frame rate a cui sta andando il gioco. Il gioco in questione che andremo ad esaminare oggi è Rocket League. Perché? Perché Rocket League con il mio setup è in grado di generare anche oltre 500 frame al secondo, quindi non saremo assolutamente cappati da registrazione o comunque da effetti grafici troppo pesanti. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, direi di andare dritti all'esperimento. Allora, primo tentativo di 5. Lei si coprirà gli occhi, così che... Copri gli occhi. Così che non va a vedere quando io vado a cambiare il limite di FPS del gioco. Adesso eravamo a 144 e provo a... cambiare un pochettino e vediamo se lei riesce a capire la differenza. Prego. Allora. Andiamo. Penso che siano 60. Ok, perché pensi che siano 60? Perché è fluido ma non abbastanza, quindi è una via di mezzo, non sono 144. Non lo so se sono 30, però penso siano 60. Ok, questi sono 144. È normale, io devo riuscire a capire se le tue sinapsi riescano a capire sta cosa. Benissimo, ok. Ricopriti gli occhi. 1 di 5, andato. Adesso, bravissima. Coperto, bene. Vediamo un pochettino di cambiare e vediamo un po' cosa ne pensi. Prego. Parla forte nel microfono. Allora, no, è a scatti, è decisamente a scatti. Bene. Quindi penso sia un 30. Bravissima. Decisamente a scatti. Questo è 30. Ma perché siamo passati da un estremo all'altro? Tu sai perché va così a scatti? Perché siamo a 30 fotogrammi al secondo. Benissimo, ma 30 fotogrammi al secondo significa che il fotogramma ha un tempo di permanenza sullo schermo di più lungo. Bravissima, di 8 millisecondi. Ovviamente 144... un singolo fotogramma permane, fatto gol, brava, permane sullo schermo molto meno tempo. Benissimo, 2 di 5, andato a buon fine. Perfetto. Copri. Maestro trascendentale. Sì, sono io, sono un maestro trascendentale. Copri. Vediamo adesso. Prego. Dai. Allora. Credo, sì. Considerato la neve che cade dal cielo, okay. 144. Perché? Perché c'è tanta neve, no. Perché? Perché lo stadio si vede bene, perché il turbo della macchina si vede bene la palla, è tutto molto veloce. Ok, perfetto. Non sono 144 questi, ma sono 60. Va bene, meglio di prima. È giusto comunque. Però, giustissimo, perché notando la fluidità... Cioè, tra 30 e 60 fps c'è comunque un salto di fluidità abbastanza importante, quindi è giusto, tu l'hai, sei riuscita a notarlo. Perfetto. 3 di 5, andato. Copri. Bene. Vediamo adesso.
Prego. Vediamo un po'. Come vado? Ah, scusa. Prego. Okay. Allora, adesso un attimo, fammi guardare. Siamo di nuovo a 60. Brava. Sì, sì, perfetto, bravissimo, questo è 60. Sì, sì, perfetto. Ho perfetto. Preso anche la palla. Benissimo. 60, perché ovviamente non è cambiato nulla da prima. No, non granché, no. Ma stavi a fare, un ground pinch. Questo è difficilissimo. Mi hai fatto spaventare. Praticamente hai fatto un ceiling e stavi per azzeccare il ground pinch. No, non l'ho preso. Stavi per azzeccare il ground pinch. Bravissima. Bene, bene, bene. 4 di 5 è andato. Vediamo con l'ultimo. Vediamo un attimo. Allora, andiamo a questo refresh rate. Questo FPS, scusatemi. Prego. Allora, secondo te? Oddio, sono molto indecisa. Ok. Perché sembra a tratti, ma non so se lo è. Ok. Quindi 30? Perché 30? Non lo so, perché lo vedo a scatti, ma non so se è la connessione internet. Sicura? A scatti? No, ora no. Non è il 30, questo è 144. Allora, possiamo evincere da questo esperimento che una persona che non è avvezza ai videogiochi riesce difficilmente a notare così di primo acchito un 30, un 60, un 144 fps. La cosa che però riesce a notare è la differenza di fluidità, ovviamente. E quindi fra 30 e 60 si vede abbastanza. Con vede un tanto. Po' di impegno però. Però parla sempre il microfono. Con un po' di impegno però. Benissimo. Tra 60 e 144 comincia a essere un pochettino più labile la differenza. Ma perché secondo me tu già non sei abituata ai 60. Una persona che è abituata ai 60 riesce a vedere bene anche la differenza fra 60 e 144. Io per esempio quando sono passato agli schermi a 144 Hz non sono più tornato indietro per questo motivo. Ma tu la vedi perché sai qual è il refresh rate, sai qual è il refresh rate dello schermo, perciò lo vedi. Brava che usi i termini tecnici, brava! Va bene. Tu lo okay. sai, okay. Ok, perfetto. Allora, questo qua era il primo esperimento. Nei prossimi giorni uscirà sicuramente un altro video in cui farò provare a un'altra persona, questa volta un console gamer, se riesce a vedere la differenza fra 30, 60 e 144 fps. Ricordiamo un pochettino cosa devono fare i nostri amici a casa. Mettere mi piace, iscriversi, okay. attivare la campanella delle notifiche, sì. e restare aggiornati. Perfetto, bravissima. Detto ciò, ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G, con altri esperimenti strani. E grazie mille per essere stati con noi. Ciao, ciao. Corre più della macchina di Rocket League. Corro più della macchina di Rocket League. Ciao.